Pensioni, pensioni, parliamo di pensioni. Diamo il benvenuto a Enzo De Fusco. Buonasera, consulente del lavoro, coordinatore scientifico della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. Insomma, ne capisce, il succo è quello. Il governo vuole riaprire il cantiere pensioni. Mi dice quali sono le ipotesi cui bisogna prestare maggiore attenzione, quelle su cui iniziare a fare i conti, se capita a me o no? Beh, sostanzialmente le ipotesi in campo sono tre. La prima riguarda più specificamente le donne, perché dal 2016 ci sarà un aumento di circa 22 mesi dell'età per andare in pensione, passando al netto dei mesi da 63 a 65 sostanzialmente. Cioè, e da qui, 63 a 65 anni c'è un aumento di 22 mesi sostanzialmente. Okay. C'è un piccolo scalone, come dire. E si inizia a ragionare sul fatto di renderlo più morbido sostanzialmente. Renderlo più morbido, ipotizzare che al raggiungimento di 35 anni di contributi si possa sostanzialmente anticipare l'andata in pensione di 3 anni. Questa è l'ipotesi allo studio, però con una penalizzazione che è del circa il 10%. Quindi, questo è il primo esempio. Vediamo il relativo alle donne. Cartello 40, vi faccio vedere le novità per le donne. Eccolo qua, servono 62-63 anni al 2016 e 35 anni di contributi. Ipotesi, anticipo massimo di 3 anni, l'assegno verrebbe tagliato del 3,3% anno. Ci fa degli esempi che là vediamo, ma lei magari ce li può spiegare. Sì, sostanzialmente l'ipotesi è del 3%, 3,3% ogni anno fino a un massimo di 3 anni per complessive 10%. Se andiamo a calcolare una trattenuta sull'anno di anticipo, può andare sostanzialmente su uno stipendio mensile medio, con la trattenuta può andare da 42 euro a 200 euro. Le e là abbiamo due esempi, rimettiamolo, cartello 40, e vi faccio vedere che se guadagnate intorno ai 1270 si potrebbero perdere 104 euro al mese. Sì. Con una pensione di 2320 euro se ne perderebbero 177 al mese. Poi c'è un'altra ipotesi che abbiamo chiamato la penalizzazione del 3-4%, che più o meno è quella che abbiamo detto. Sì, riguarderebbe però la generalità dei lavoratori, quindi più in generale le persone che vogliono andare in pensione lo possono anticipare rispetto a quei 3 o 4 anni che sono allo studio e sempre con una penalizzazione. Cioè non solo le donne ma tutti. Ma tutti. Cartello 41. Esiste una penalizzazione che si aggira sempre intorno al 3-4%, la forbice è sempre in questi termini, per ogni anno evidentemente, e quello che va detto è che la trattenuta è definitiva, quindi fino alla speranza di vita di ciascun cittadino. Quindi non solo nel periodo in cui non lavori, che non era previsto, ma per sempre. Per sempre. Uscita anticipata ai 12 mesi perdi 42 euro al mese, se hai una pensione sempre di 1270, abbiamo preso queste due misure orientative. Sì, sì, sì. 2320 euro invece abbiamo addirittura 287 euro al mese se l'uscita è anticipata di 4 anni. Sì, ma grosso modo le trattenute sia nel primo caso che nel secondo caso si aggirano tra i 40 e i 200 euro, questo è il range. Poi c'è sempre l'idea, quella di cui si discute davvero tanto, di questo prestito pensionistico. Cosa sarebbe? Sì, il prestito pensionistico sostanzialmente c'è un momento di anticipo, lo Stato anticipa la pensione anche qui di 3 o 4 anni, ma si sta parlando di rivolgerlo solo a quei disoccupati che dopo comunque aver percepito l'indennità di disoccupazione ancora gli mancano quei 3 o 4 anni alla pensione, quindi avrebbero difficoltà sia a impiegarsi che sostanzialmente a trovare un reddito proficuo, allora lì potrebbero chiedere in prestito. Tu smetti di lavorare, l'INPS ti paga la pensione anche se non è ancora il momento, poi te la scala dalla pensione che riceverai. Esatto, quindi l'INPS ti anticipa le somme, anche se non è il tuo momento, te le anticipa di 3 o 4 anni, questo secondo il peso economico che ha la singola scelta, e poi questo ammontare, che su un valore medio potrebbe essere di circa 30.000 euro su un arco temporale di 3-4 anni, allora queste somme poi le vai a restituire nei mesi fino alla tua speranza di vita. Ti paghi la pensione da solo, sì, un capolavoro. Sì, ipotizzando una somma di circa 800 euro al mese anticipata. Ultimo, che le chiedo di spiegarci con particolare celerità, velocità, applicare il prelievo di solidarietà alle pensioni più alte. Beh, in effetti già oggi c'è un prelievo di solidarietà alle pensioni più alte, dal 6 al 18%, però allo studio è quello di dire
per le pensioni di un certo ammontare, e qui l'importo potrebbe essere di 4-5 mila euro nette, su quella soglia calcoliamo la pensione con il sistema contributivo. Sul differenziale tra il sistema retributivo e il sistema contributivo, quindi sul delta, si va a calcolare un prelievo di circa il 20% nelle tu settimane scorse. Tu guadagni 4.000 netti. Esatto. Se fosse stato invece col contributivo, quanto avresti guadagnato? Probabilmente 3.000. Quella differenza 3.000. Te la prendo. Ma c'è tanta gente. Guadagni 4.000, avresti guadagnato 3.000, su quei 1.000 di differenza ti applico un prelievo del 20%. Ma quanti 25. Soldi ci puoi fare con questo? Beh, insomma, dipende dove si mette l'asticella, perché se si mette tra i 3.005 netti in su, si potrebbe arrivare a prendere anche 2-3 miliardi l'anno. Pensioni e Gilles De Verì, grazie dottor De Fusco.